Buongiorno, un po' di corsa stamattina, ma ce la possiamo fare. Oggi ho tantissime cose da fare alla faccia della domenica del riposo. Va bene, buongiorno, vediamo se siamo in diretta veramente. Così vi faccio vedere anche l'effetto finito di questo, che ormai la calamita è a posto. Buongiorno. Secondo caffè, ne ho assolutamente bisogno. Notifica di Facebook. Buongiorno. Eccovi qua. Buongiorno. Vi aspetto. Stamattina facciamo una cosa easy, dovrei fare relativamente in fretta, non vorrei dirlo troppo forte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Qui si stanno assemblando i kit. Sarà una giornata lunghissima con tutto quello che c'è da fare, ma va bene. Ci riposeremo a dicembre. Non ci credo neanche io mentre lo dico, però vabbè. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Vi faccio vedere come si è chiuso questo. Sapete che ieri ho messo la calamita qua e l'ho lasciata asciugare, vedete? Ed è perfetta a vista ed è carina. Scappi da giusto, Vania, fai live in contemporanea. Buongiorno. E queste sono le card che c'erano dentro, però volevo farvi vedere come, lasciando riposare con pazienza le calamite, queste si attaccano perfettamente anche solo con la Nuvo. Non abbiamo neanche messo il biadesivo. Stamattina facciamo un layout. Questo adesso lo poso dove non posso rovinarlo. Facciamo un layout e una shaker, vediamo, dovremmo fare abbastanza in fretta perché in realtà il layout non è particolarmente complesso, sapete che sicuramente lo riempirò di appiccichini, ma questo è un altro discorso. Ho fatto una chicca. Buongiorno, grazie. Allora, ho qui tre foto, forse ne userò solo due e se ne uso solo due userò le due con i pelosetti. Vediamo, piove tantissimo, qui oggi no, mi sembra una giornata un po' grigina, però non ho ancora aperto niente. Quindi. Buongiorno. Allora, userò questa fustella a stella che è arrivata ieri e che vi ho già caricato sul sito qualora qualcuno la volesse comprare, e vi ho messo il pin da cui sono partita. L'idea è di fare una sovrapposizione di stelline in vari materiali, e ho preso la carta, ho preso l'acetato, forse aggiungerò delle basi bianche, e poi ho preso questa carta qua, che è una vecchia carta di My Mind's Eye, che è una lamina di legno. Credo che sia tranquillamente tagliabile con le fustelle, non ci ho mai provato, oggi ci proviamo, secondo me ci può star bene. Ho preso questa che non mi piace per niente, la carta basic, ho preso un foglio di carta bianca bianca e non ho ancora ben deciso, penso che userò l'altra comunque, per ora questa la posiamo qui. In realtà qui ci sarà poca carta, del bianco. Allora, se avete visto il layout che ho postato, che è quello che mi ha dato l'idea per quello di stamattina, una fustella meravigliosa. Se avete visto il layout che ho postato stamattina, è fatto su un formato rettangolare, quindi in realtà credo che farò diventare questo, se non un 8 e mezzo, perché ne togliamo tanto, potrebbe diventare un 9. Fatemi fare due conti. Lo lascerei 12 di altezza. Sì, lo farei diventare un 9 per 12. Allora, siccome grazie al cielo non c'è una misura obbligatoria, possiamo un po' giocare con le misure che vogliamo. Adesso prendo il caffè. Ah, e poi la fustella per fare la shaker è questa qua, quella che vi ho fatto vedere ieri. Che secondo me si presta benissimo, userò gli avanzi di carta. Buongiorno, io oggi ho un sacchissimo di cose da fare, ma adesso cerco di mettermi in linea. Ho stampato tutte le etichette dei kit. Vabbè, buongiorno.
Ho stampato tutte le etichette dei kit, domani quando arriveranno i paffi li finiamo, quindi o da martedì o da mercoledì iniziamo a spedire. Se non volete che spediamo perché volete aspettare la collezione nuova di Natale, utilizzate il prodotto che vi ho linkato ieri, così lo vediamo subito e non facciamo partire la collezione fino a che non facciamo partire la spedizione finché non ce lo dite voi. È gigante, sì, ed è per quello che mi piaceva tantissimo. Allora, questa qui è la base e sono 10 cm di diametro. Questa qui è la shaker e la parte bianca è 9. È fantastica. Io non so se farò una shaker in realtà perché vorrei proprio fare una boule di Natale aperta. Le giornate da 36 ore. Io non credo di potercela fare ad arrivare sana a dicembre. Natale e Santo Stefano li passerò dormendo. Buongiorno. La Frosty. La Frosty di Simple Stories? Non credo, però se vuoi prova a fare un trovalo per me. Adesso non ho guardato gli stati di avanzamento della spedizione, ma domani dovrebbe arrivare Simple Stories con le due collezioni, le altre due collezioni. Vi caricheremo l'ora by l'ora, sono arrivate le bustine degli album. Poi cos'altro? Domani arriveranno finalmente questi puffi. Arriverà Doodlebug con la collezione Great Outdoors, quella autunnale. E quella di Natale la spediscono tra un paio di settimane, mi hanno detto. Però anche questa è molto carina. Ha dei doodle pop che non ve lo sto neanche a dire che cosa sono. Ma tanto li userò tutti insieme, quindi avrete modo di vederli in un albumino tutto ensemble. Al pirulo, sì, guarda, il pirulo, ci piace tantissimo il pirulo. È 10 cm la base e questa qui è l'interno è 9, con questa sarà 10-10, adesso comunque poi la proviamo. Perché ci vorrei fare almeno una. L'alfabeto, sì, Barbara, è già arrivato il tuo perché me l'hanno consegnato a sorpresa ieri, Dlin Long, è arrivato il corriere. Allora ho smistato quello che c'era da smistare, il tuo alfabeto, gli alfabeti che erano in attesa sono stati messi via. Domani aggiorniamo le quantità perché insomma Elisa la lasciamo tranquilla nel weekend. Sono arrivati anche i numeri del calendario dell'avvento di Lora by Lora, la fustella che è bellissima e penso che la userò per un progetto parallelo che faremo mentre facciamo il calendario dell'avvento. È una fustella palla. Sì, mi sembra un'ottima definizione. Allora, beviamo il caffè. Posso chiudere, Alida, adios. Allora, domani mi arriveranno anche i die cut di gennaio e febbraio, perché noi o tantissimissimissimissimo in anticipo o tardissimissimissimissimo, cioè non c'è una via di mezzo che dici ma arriva più o meno giusta. I timbri di Mama Elephant del trovalo per me, allora c'è qualcosa che non era arrivato con le ultime volte perché era sold out, adesso stiamo aspettando la nuova release per far arrivare tutto il resto. Buongiorno. Voilà, allora ci siamo. Prendiamo la taglierina. Eccola qua. Allora, dunque, prendiamo il nostro foglio bianco che sarà la base e lo faccio diventare 12, abbiamo detto proviamo 9, intanto lo tagliamo a 12 così togliamo la nostra, questa qua, adesso non mi viene in mente come si chiama, e la portiamo a, abbiamo detto proviamo 9, sì 9 dovrebbe andare bene, giusto per dargli una forma un po' rettangolare. Quello che voglio che succeda, come appena presento. Gli alberelli di Lora by Lora no, non sono arrivati. Credo che fossero sold out quando ho fatto l'ordine. Mi sembra che non ci siano. Però non avevi fatto un trovalo per me, giusto? Perché altrimenti avrei avuto la comunicazione da dare. Non sono arrivati, se non ho visto male, tra le cose che ho tirato fuori, alberelli non ce n'erano. Se non ricordo male, tante cose della collezione sono sold out. Sto aspettando il reintegro. Devono ritornare ancora anche i die cut e i chipboard che ci avete chiesto. Ma insomma, ci va un attimo. Allora, cimosa, grazie. Allora, volevo che da qui spuntasse un bordo verde, quindi in realtà probabilmente è opportuno che io qui tolga un pollice, di modo che ci sia mezzo pollice da una parte e mezzo pollice dall'altra. Quindi questo lo faccio diventare 8 per 11.
e mi taglio quindi, non sono ancora particolarmente sveglia, mi taglio quindi da qui un 9x11, no, un 9x12, scusatemi. Un 9. E quindi l'effetto è questo, con una cornice di mezzo pollice che sono circa 1,2 cm, quindi sarà attaccato qua così. Poi vediamo se è il caso di spessorarlo, ma non credo, però mi piaceva che sbucasse fuori la cornice dietro verde. Poi ho qua le mie foto, che adesso taglio, le ho stampate nella griglia da 3 della selfie. E quindi sono 10 per 5 più o meno, per 4,5, una cosa così, sì, un 4,5 circa. Queste qui saranno in parte nascoste dalle stelline, se avete visto il lo da cui vorrei prendere ispirazione. Queste le matterò e saranno messe più o meno a questa altezza, e qui ci sarà la parte con le stelline. Allora, devo decidere come mattarle. Allora, potrei tranquillamente mattarle con la carta verde, se decido di tenere un mood con pochi colori. Se no, posso prendere un'altra carta della collezione e posso mattarla per esempio con la carta beige, oppure potrei prendere la carta lilla, quella arancio se volessi dare un tono un po' più forte. Sono indecisa se rimanere sul verde. Ma no, perché poi tanto ho preso anche il vellum che è beige, quindi prendiamo la carta beige, che dovrei avere qua. Allora, questa abbiamo detto 10 per più o meno 5, quindi se io taglio un 10,5 per, facciamo 5,5, poi lo rifiliamo, dovrei essere a posto. Allora, facciamo che, dunque, 5,5 per 3 sono 16,5, lo portiamo a 10,5 e lo tagliamo a 5,5. Qualche foto potrebbe essere un pochino più stretta, quindi poi la rifilo così come mi serve. Potrei anche decidere di farla, adesso vediamo come sistemarle. È un po' che non faccio layout fuori dai My Twin Tales, in realtà ne facevo molti di più prima. Allora, anche qui devo decidere se lasciare la parte col plaid o la parte liscia. Vedete, questa è un pochino più larga, ma potrebbe quasi andare. Noi le affiancheremo un po' stortarelle, poi ovviamente le incolleremo sulla mattatura nel senso giusto, ma saranno una cosina così. Potrei anche stringere un pochino la mattatura, perché questa per esempio è tanto tanto larga, perché tu sarai 4,5, esatto. Quindi da qui togliamo di default comunque mezzo centimetro. Potrei farle anche un pochino più strette, di modo che esca appena appena. Qualcuno mi ha chiesto i righelli per la mattatura, ci stiamo lavorando, cioè Roberta ci sta lavorando. Potrebbe essere anche un filino più stretta in realtà, adesso poi decido, potrebbe anche essere una e una, che non è male. Vedi i commenti nel dentici? Forse sì, forse è il caso. Allora, non incollo nulla ancora, e questi li tengo qua, e mi fustello qualche stellina. Allora, ho scelto questa fustella qui della Crealize, che ha tante, dovrebbero essere 6, adesso vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grandezze di stellina, e vi fa l'impuntura dentro e fuori. Poi adesso la mettiamo in una bustina al sicuro. Allora, riprendiamo un secondo qua. Potrei anche decidere di tagliarle un pochino le foto, ma preferisco coprirle con le stelline. Allora, deciderei 3 misure di stelline e inizierei a fustellare. Sempre che io riesca a tirare fuori le fustelle senza farmi male. Una, due, tre, la terza è quella. Com'è che non... Sì? Ah, una, due, tre. Tu. Ok, facciamo una prova. Sì. Allora, la mia idea sarebbe di fare più strati di stelline. Allora, proviamo a iniziare a tagliarne qualcuna di queste stelline qui. O anche nel bianco, in realtà. Sono indecisa, ne tagliamo un po' e un po'. Allora,
Guardate, adesso per praticità faccio così. Visto che non ho spazio su questo tavolo piccino. Vediamo se riesco a portare qui la Big e facciamo le nostre prove. O meno, non è proprio tanto contenta di venire fino qua la Big, però ok, mezza addormentata, bene, quindi posso anche straparlare che non mi dici niente. Allora la giro così perché ho il cavo messo un po' male, va bene. Allora iniziamo a tagliarne una bianca e vediamo, e devo decidere adesso che ho invertito il senso, sarà divertente. Allora devo decidere di che colore e di che dimensione, perché voglio appunto fare più strati. Ho preso il vellum, sì, va nella standard, assolutamente sì. Allora, questo tipo di fustelle che hanno l'impuntura dentro e fuori sono bellissime perché vi impunturano il fustellato, ma vi impunturano anche l'esterno. Adesso io questa parte qui non la userò, però è molto bella perché se voleste fare una shaker o una composizione avete l'impuntura anche fuori, che è un dettaglio veramente carinissimo. Allora, potremmo fare, no, non ci può stare la Big qua, dunque, posto che queste poi deciderò e staranno messe così, potremmo avere una prima fustellata bianca, che non è neanche male, oppure potrei decidere di farla verde. Adesso ne taglio una anche verde e vediamo cosa ci piace di più. La verde la facciamo da questa parte qui. Facciamo una raccolta più grande. Mi servirebbe più largo perché non ho spazio. C'è troppa roba. Allora, potrebbe essere una cosa così con la stellina, oppure potrebbe essere bianco con poi la stellina... possiamo fare una stellina di vellum e una stellina di... Allora, prendiamo le altre due misure. Possiamo anche invertirle. Non basterà mai, no? Ma perché su questo tavolo ci sono stampanti, stampantine, prese, due computer. Ci sono una, due stampanti, più la stampante termica, la selfie. Cioè, voglio dire, con buona pace. Allora, tagliamoci intanto queste sia nel bianco che nel verde, che così posso fare un po' di prove. Così decido come disporre gli strati, magari la fustella da qui la tolgo. Sì, sono bellissime. Io poi amo l'impuntura. Allora, poi l'idea è di sovrapporle. E ne taglio anche nel vellum, che dovrei avere. Allora, sarebbe carino anche tagliarle nell'acetato. Proviamo. La mia è la Big Shot elettrica e l'Express, che credo che si trovi ancora, insomma, ma vi sconsiglierei, visto che non vorrei dirlo troppo forte, però dovrebbe uscire quella nuova e quindi in realtà converrebbe aspettare quella. Buona domenica, tagliamo queste stelline anche qui. Così mi faccio un'idea e poi le taglio tutte, perché me ne serviranno tre set. Forse anche quattro in realtà, a seconda di come le sovrappongo. Quindi dobbiamo tagliarne un pochino. Iniziamo a tagliarle nell'acetato. Questo weekend vi ammorbo con questa collezione, portate pazienza. Poi tanto domani non farò in tempo a fare il live. Martedì non credo. Ho il corso di primo soccorso al mattino, quindi la mia giornata è un filino condizionata. Guardate che carine, ma ce le tagliamo un paio, sì. Allora, ne taglio un po'. Gli gnocchi cinesi in vaso cottura. Ha allagato il micro, troppa acqua.
Io ti capisco, ieri ho fatto merluzzo e carciofi e sto ancora raccogliendo l'acqua. Voilà. Manco nel 2000. Hai ragione. Ok. E questo è l'effetto nel vellum che potremmo tenere. Ok, allora diciamo che ne taglio un po'. Ne taglio ancora un po', sì. E poi decidiamo. I pois verdi non è esattamente lo stesso verde, e sai che un po' mi turba, e quindi non lo faccio per quello. Adesso mi taglio un po' di stelline e poi le assembliamo e tagliamo quelle che ci mancano per creare il cluster che ci piace, la sovrapposizione che ci piace. Qui mi sgridano se uso troppi termini inglesi. Quelle che avanzano le useremo diversamente. Tra l'altro, con una fustella del genere potete anche farvi dei pannellini, delle card in maniera velocissima. Adesso poi vi faccio vedere. No, qui direi che quelle bastano. Le tagliamo ancora un paio dall'acetato. Vi potete creare un pannellino delizioso, poi magari sotto sfumate con gli oxide. No, questa qui è la A5, questa elettrica è la A5, quella nuova che si spera arriverà a gennaio. Accoglie tutte e tre le misure della Sidekick, della Big Shot normale, quella A5, e anche della Plus, in uno spazio estremamente contenuto. Sì, guarda, Elisa, se avessi tempo, l'anno prossimo mi piacerebbe organizzare il mio tempo di modo da poter andare live, non dico tutti i giorni, ma almeno 4 volte a settimana. Forse stiamo risolvendo la questione degli elfi. Tu sei ancora nella modalità autunno. È che c'è troppo poco tempo, nel senso che se uno dovesse guardare, effettivamente per lavorare sulle collezioni d'autunno c'è poco tempo, un po' come Halloween. Io sto fustellando, poi vedete? È delizioso, io trovo. Ne fustello ancora uno, set bianco, poi facciamo quelle verdine e poi decidiamo come assemblarle. Ci metto una appiccichina per tamponare. Ops! Uno. E due. Perché se io questa cosa qui adesso l'ho rovinata facendola passare, la tagliassi e la incollassi qua su un altro layout con una base del genere di questo tipo, praticamente mi fa uno sfondo. Questo è un 12, un po' meno di un 12 pollici. No, un 12 pollici questo qua. Se io lo incollassi di lato, se prendessi una carta nuova, aspettate che ci proviamo per farvi vedere che cosa intendo. Adesso qui sono stati fustellati assolutamente a caso, ma se io questa la attaccassi qui, guardate l'effetto che fa. Sembra fatto apposta. Guarda, Francesca, non lo so, in realtà ho individuato una persona, ma non abbiamo il tempo di formarla. Di fare i bambini, ma in che lingua sogni? A volte in inglese, a volte in italiano. Dipende. Per lo più in italiano, ma spessissimo in inglese. Non ricordo quasi mai i sogni, difficilmente, però quando li ricordo sono un po' un po'. Allora, adesso ne tagliamo un po' piccine picciò verdi e poi ne tagliamo un po' di quelle grandi e decidiamo. Voilà. O anche se si sfumasse con gli oxide, se usate una carta pattern potete lasciare il disegno che venga fuori. Se invece avete un bianco potete sfumare con gli oxide e viene una cosa bellissima, oppure potete usare anche i colori di Tommy. No, la tengo lì, non la butto, te lo prometto. Guardate, anche qui messo su un foglio bianco si potrebbero addirittura mettere le foto sotto, no? Nelle stelline più grandi, questa qua, che è quella più grande, ci sta tranquillamente anche una fotina piccina. Leonardo si sveglia. Ok. E questo lo teniamo qui, vi prendiamo un altro pezzettino di bianco, ne fustelliamo un po' piccoline bianche. Ma dato che ci sono, ne fustello anche qualcuna grande bianca.
così ce le ho tutte e tre in un passaggio solo. Twins. Il sardo si presta bene. Così, e ne facciamo ancora una grande bianca, una piccola bianca, e poi ne vorrei, se mi avanza lo spazio, ne farei una grande verde qui, ok? Così poi possiamo iniziare a creare i nostri strati. Abbiamo detto una piccina, un'altra grande. Grazie, no, sono contenta, vi piacciono questa collezione, lo dico per tutte, ma mi piace particolarmente. Vediamo, tra l'altro oggi se faccio in tempo devo finire il timbro cinico di San Valentino, perché a fianco a quello zuccheroso avremo quello cinico. Così, allora mettiamo la stellina grande qui, sì, ci sta solo la stellina grande, va bene. I button sono in legno, sì, la cornice fuori è in legno, quello che c'è dentro è grafica, carta ricoperta di resina. Guardate che meraviglia. Questa la mettiamo nel Midori che non ce la fa più, ma arriveranno i nuovi Midori. Allora, cerchiamo, io non riuscirò mai a rimetterle così com'erano. Le lasciamo qui, perché se ce ne servivano altre. Le stampe del calendario dell'avvento, c'è un video dove le faccio vedere mentre le sfoglio. Se me lo ricordate a fine video lo prendo, dovrei averlo qui, sì, ce l'ho qui dietro, e ve lo faccio rivedere. Prendo solo una bustina per queste. Amore cinico, sì. Un timbrino dice ti amo ma negherò sempre, niente bla bla bla, offrimi la cena, una cosa del genere. The cynism. Allora mettiamo via questa. Allora proviamo un attimo a fare delle prove. Tutto lo stellame qui. Ah, ma non ho tagliato queste, ma sono veramente stupidina. Un paio di queste dobbiamo assolutamente tagliarle. Allora, secondo me ne taglio, provo a tagliarne una media e una piccola. Scusate, ma mi sono distratta con queste stelline. Ok. Allora, io questo non l'ho mai provato. Vediamo, dovrebbe tagliarsi tranquillamente con la taglierina. Proviamo. Ne tagliamo una striscetta così, da 7 cm. Ha fatto un crunch che non so poi che cosa rimane della lama, però. Allora, mettiamo qui e prendiamo le due fustelline più piccole che abbiamo usato, che sono queste due qua, e le tagliamo qua. Lamina di legno. Vediamo se con un passaggio le ha tagliate. Sì, direi di sì. Oh, ma è bellissima. No, vabbè, di questa piccola ne tagliamo assolutamente anche un'altra. È meravigliosa. Tagliamo subito. Questa è una di quelle cose saltate fuori mentre facevamo l'inventario. Niente fiori, solo fustelle. L'amore è nell'aria, tanto la mascherina, devo decidere se lasciarlo o se è troppo cinico anche per me. Voilà. Ok, sono meravigliose. E il legno tendenzialmente sta sempre bene, insomma. Allora, rimettiamo queste qua dentro. Più o meno. Così. Allora,
inizierei qualcosa ad incollarlo, tipo questo lo incolliamo qui, lo possiamo incollare con la colla, lo possiamo incollare col biadesivo. Io adesso per velocizzare un pochino uso la colla, tanto è tornata la Nuvo, sono una donna felice. Allora, lo mettiamo più o meno al centro, più o meno senza impazzire, senza avere eccessive pretese verso noi stessi. Il sonno ha vinto, vabbè, ti perdono, beata te. Allora, adesso devo decidere per la mattatura delle foto. Intanto qui ho stelline che potrei decorare tutta una brunietta, forse ho esagerato un briciolino, con le stelline, però vabbè. Allora, potrebbe essere, potrei stringerla un briciolino la mattatura, ma giusto un millimetrino, e le foto le potrei poi disporre in questo modo. Anche una foto a stella, anche, perché no? Io adesso le ho già tagliate così e pensate così, ma potrei forse anche lasciarla così, la mattatura non è eccessiva. Allora, attacchiamo anche le foto. Le foto non le attacco ancora sul layout perché aspetto di vedere come voglio disporre tutto. La parte sotto sarà coperta, ci mettiamo le stelline. È abbastanza giorno alle 5:30. Così. Ci sta sempre, sì, che sia carta, che sia legno vero. Così. Ok, allora l'idea è di metterle in questo modo più o meno, no? I miei due piccolini, ok, magari poi li spostiamo un pochino in giù. Allora, devo decidere come fare questo sfondo di stelline. Potrebbero anche, ma potrebbero essere tre. I bundle di tutti i miei timbri. Potrei pensare di farlo, sì, è una bella idea. Fatemi uscire da novembre, perché novembre è un mese un pochino fagocitante. Uscito da novembre facciamo tutto il resto. Novembre è un po' pesantino. Allora, e a questo punto creiamo i nostri clusterini. Le stelline possono essere ovviamente girate su più... in diversi modi, abbiamo acetati, abbiamo qualcosa di acetato, poi potremmo anche usarlo tipo sotto. Se io fossi una scrapperina brava, cucirei qui dei fili dritti su cui attaccherei le paillette. Non chiedetemelo però perché non sono una scrapperina brava. Una cosa così, poi qui mettiamo un bel bianco, così potremmo metterne 4 di stelline secondo me. Sì, poi ne mettiamo qualcuna bianca, me ne servirà qualcuna bianca in più che esce, secondo me. Una cosa così, forse ci stava addirittura uno strato in più, solo che la stella più grande è proprio tanto più grande, fatemi vedere. Sei tu, 1, 2, 3, 4. E poi possiamo riempire, forse diventa un po' troppo grande, ma i fili potrei disegnarli e rovinare tutto il layout, potrei, vediamo. Allora io le taglierei 3 stelline grandi dal bianco, facciamo una prova, poi non siamo obbligati ad usarle, al limite tutte queste stelline le userò per qualcos'altro. Aggiungile, esatto, Serena, non saprei, a parte che ad ora facendo mente locale con tutto il macello che ho in casa non saprei neanche di preciso dov'è quella che potrei usare per questa cosa qui, però anche le macchioline, sì, secondo me l'aloe potrebbe essere perfetto come colore, sì. O l'aloe, o il marrone, o anche semplicemente il nero, o il grigio, che stanno bene dappertutto. Taglio 3 stelline grandi, e dato che ci sono ne taglio anche più piccoline, perché ci fanno da contorno, e dato che faccio una passata con la Big, faccio anche tagliare tutto insieme. Centro vaccino, terza dose, tutto ok? Tra
tra un po' sembra anche un ruggine, sì, forse anche un ruggine. Tra un po' sembra che dovremmo fare tutti la terza dose, leggevo. Guardo pochissimi telegiornali, però. Allora. Perché finisco sempre troppo tardi e a pranzo sono qua. Tagliamo un'altra stellina qui. Sotto le foto dice, adesso facciamo un po' di prove. Facciamo un po' di prove e vediamo come metterle. Il più avere tutto già tagliato così. Vediamo se ci sta la terza. Sì, giusta, 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 ma ci sta. Mi hanno fatto anche l'antinfluenzale, via! Adesso dormirai tutto il giorno, cara donna. Io con la seconda dose nessun problema, però un sonno, cioè, una roba mai vista. Il sonno che avevo, voilà. Questa in legno è una vecchia carta di My Mind's Eye, che è una lamina in legno, non ce ne sono tante in negozio, e ne avrò 7-8. Ve le ho messe nel prodotto contenitore, le trovate tra le novità. Allora, riprendiamo tutto questo stellume. Allora, diciamo che le foto potrebbero essere disposte così. Potrebbe essere una cosa così. Una cosa così e una cosa così. E poi sotto potremmo costruire i vari strati. Potrebbero essere vari. Poi vediamo le stelline se girarle o se lasciarle, forse sono un po' tante così. Vediamo, lì sul bianco ci mettiamo questa. Qui potremmo anche fare così, in realtà sovrapporre queste, creare ancora uno strato in più e qui mettere questa bianca. E adesso che non c'è niente di fermo, svolazza tutto. Forse sono troppe o devo girarle di modo che siano meno caotiche. Allora, in realtà forse mi manca una stellina della più grande, sempre verde, per dare continuità, perché altrimenti qui c'è sempre il bianco, quindi potrei tagliarmene un'altra di questa dimensione qua, verde. Sì, vediamo un po'. Qui poi decidiamo, magari non le giriamo proprio così, ma le mettiamo un po' più concentriche, che fa meno, che, non lo so, adesso vediamo. Se no, ne mettiamo due grandi ai lati e una piccola qua, sì, così dà un pochino più di movimento, anche non in faccia tai. Sì, potremmo fare così e poi lì ci mettiamo stellina. Forse sono un po' troppe, sì, ma adesso riduco, prometto. Potrebbe essere una cosa così, ma le stelline in legno, forse, potrei anche solo metterne tipo qua, queste piccine. Adesso vediamo, allora. Attacchiamo le foto. Dunque, io queste foto le spessorerei un briciolino e le spessorerei mettendo una striscia di biadesivo. Sì, ne ho fusellate un po' troppo, verrà bella, vabbè. Adesso vediamo se mettere le stelline di pile di stelle, perché poi si potrebbero anche un pochino movimentare. Adesso vediamo. Allora, prendiamo il nostro spessorato e mettiamo due striscette al centro. Ah, devo dirvi, forse non vi ricordo se ve l'ho già detto, ho trovato finalmente delle cesoie decenti per tagliare le fustelle. Adesso aspettiamo solo che arrivino e poi dovrò trovare come confezionarle perché non ci ho ancora pensato, ma vabbè. Ok, metto solo al centro così se voglio infilare dietro, sotto qualcosa, posso farlo tranquillamente. Quindi adesso spellicoliamo questi.
gli mettiamo anche un briciolino di colla. Buongiorno. Allora, più o meno così. Questa la mettiamo sotto. Così. E adesso decidiamo come fare con le stelle. La nuova costellazione. Esatto. E un attimo. Non è proprio centratissimo. Un po' più centrato, poco. Non proprio. Vabbè, non importa, va bene così. Così. Cerchiamo di dargli un minimo di... Questa cosa la posso fare perché la Nuvo me lo consente, ma... Ok. Questo dovrebbe essere un 2 mm. Ti direi uno. Scusatemi. Due millimetri. Allora, fatto questo, vediamo come fare con le foto. Potrei anche metterne solo una grande e le altre due piccine, così da non fare troppa confusione. Piccine vuol dire questa misura qua. Forse è meglio, un po' più equilibrato. E poi di lì costruiamo. Potremmo costruire. Allora, se inizio a costruire così, mi perdo. Metterei poi delle altre stelline dietro a completamento, ma una robina così. Una piccina. E lì potremmo mettere. Oppure potremmo invertire. Beh, è uguale se le inverto. In realtà qui potremmo metterne una bianca, oppure per variare un po'. Qui potremmo mettere l'altra grande, questa, la lunghezza del rotolo. Adesso te lo dico. Qui potrebbe essere una cosa così. Aspettate che prende. Di Crealize. Anna Maria, se guardi sul prodotto contenitore che ho pubblicato, c'è proprio cioè, l'ho messa. È la fustella 102 della Crealize. Adesso prendo il rotolo di biadesivo così rispondo. Allora, il rotolo di biadesivo è questo e sono 30, quasi 33 metri, spesso un sedicesimo. Voilà. Allora, potrebbe essere una cosina così. E poi, con tutte le stelle che abbiamo dietro, andiamo a fare una cosina così. Ma lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo che abbiamo incollato queste. Allora, io incollerei queste una sull'altra, di modo da non dimenticarmi la disposizione. Potremmo metterle concentriche, sì, dai. Poi, colla, più o meno concentriche. Cinconi un po' la... Ma guarda che il biadesivo finisce in fretta. È un sedicesimo, dunque, se un pollice sono 2 centimetri e mezzo, fa 2 centimetri e mezzo diviso 8. Un po' più. Di 2 mm e che è veramente molto più comodo poi ragionare in no, lì avevo messo il bianco, vero? Sì, ragionare in pollici. Ma se l'hai incarrellato è a posto, è tuo, cioè sei tuo, sei chiuso il carrello, perché se no te lo toglie dopo. Ok,
Queste potrebbero essere le mie tre stelline. Allora, per attaccarle devo mettere un pezzetto di biadesivo nella parte sotto, spessorato, di modo che sia allo stesso livello. Mi sono avanzate un paio di stelle. Che facciamo? Stella le due stelline. Allora, nella parte in basso, e tu ti sei spostato così, in frazioni così faccio fatichissima anch'io. Questa stellona grossa la mettiamo qua così. Così, e anche tu ti sei spostata, ma adesso ti rimaneggio. Allora, così, e tu potresti stare qua così. Una cosa così, questa la centriamo meglio. E questa la portiamo un briciolino più in qua. Ok. Adesso, volendo, posso aggiungere stelline di decorazione. Una di queste qui la metterei qui in basso, che secondo me ci sta benissimo, e prediligerei quelle bianche e quelle verdine. Facciamo una prova, ovviamente. Io adesso non incollo, ma ne abbiamo tante bianche, anche di acetato. Potrebbero essere incollate qua così, per riempire un pochino anche quei vuoti. Dobbiamo usarle. Questa, per esempio, sul bianco, questa qui si vede di più. Creiamo, insomma, una composizione che ci piaccia. Potrebbe essere che esce da qui. E qui potremmo creare così. Qui sopra, o così, potrebbe già essere una cosa così, in realtà, senza troppi. Poi il white on white secondo me sta bene, il bianco su bianco, il tono su tono, a me piace sempre tanto, sempre molto molto carino, molto elegante. E ho finito le stelline piccole, perché queste qui sono un po' grandi, fatto salvo che potrei, prendiamo una di queste. Animi sensibili, non guardate. Potrei farla uscire di qua. E un pezzettino potrebbe anche uscire di qua. Oppure un pezzettino con un tono un pochino più verdino lo possiamo far uscire qui. Una cosina così. No, faccio ancora una shaker, tranquilla, oggi era un live veloce. Allora, iniziamo ad incollare tutto questo stellume qua. Io di solito, siccome poi non mi ricorderei mai come li ho posizionati, faccio così, li prendo uno a uno e li riposiziono. Ok. Qua, questa la facciamo uscire qua così, a cavallo tra le due, va così, questa stellina qui sopra, questa qui così, questo pezzetto qui dietro. Non gli piace che ho tagliato in due? Vabbè, mi perdonerà. Un pizzico di colla al centro, questa qui la fermiamo bene. In alzi, magari sì. Potremmo mettere che quelle piccine le ho finite. Ne possiamo tagliare un'altra piccina picciò. Questa è un po' troppo grande. Ne vorrei una più piccolina. Oppure bilanciamo in questo modo, anche se questa è proprio un po' piccina.
Allora, non attacchiamo ancora, però secondo me me ne taglio una verde piccina e poi con tutte queste decidiamo cosa fare. Me ne sono avanzate un po'. Perché qui ne ho una bianca. Beh, potremmo fare così. Fatemi vedere. Perché ho preso qui una parte, di acetato che non ha tantissimi dettagli, quindi si vede un po' pochino, però in realtà potrebbe anche essere una cosina così, Potrebbe, non incollo nulla ancora, sposto questo stellame, guardate, ho qui una bustina difettosa, la metto qui dentro, voilà, così non le perdo. Allora, dunque, se fossi una scrapper brava e soprattutto sapessi dove trovare la macchina per cucire, adesso qui farei dei fili che vengono giù cuciti e poi attaccherei le paillette. L'ho copiato anch'io, Simona. ho preso ispirazione dal layout che vi ho messo su, che vi ho indicato. Questo è un button che si era perso, a cui si era staccato il biadesivo. Vedete, sono proprio bottoncini. E se io lo attaccassi qua, come la vediamo? Che è delizioso. Oh, ma è carinissimo. Più per le card. A me piace fare un po' tutto, i layout mi piacciono tantissimo, era un po' che adesso non ne facevo. Allora, adesso la scelta è: proviamo a rovinarlo facendo i fili, non facciamo niente, prendiamo gli appiccichini intanto. Allora, qui ho il bustone di ieri. E tiriamo fuori. Allora, abbiamo i chipboard, però secondo me troppo. Prendiamo il foglio di sticker e vorrei la bustina con gli avanzi, eccoli qua. Ci penso per... Allora, posso provare a decorare qualcosina. Vediamo innanzitutto i buttons che ho qua, se posso pensare di metterne un altro qui. Allora, nei buttons avete un set per colore, cioè un button per colore, però possiamo pensare di fare una cosa del genere. Questo è lo stesso verde, non metto il viola e lì al centro mettiamo magari una paillette o qualcos'altro. Il washi è troppo spesso, ci va proprio una cosa sottile. Vildana, com'è andata? Ma tu sei ancora sveglia? Vildana ha iniziato a lavorare ieri. Pensavo che saresti stata addormentata stamattina. Allora, no, vieni qua. Allora, mettiamo questo acetato qui sopra, prima che mi scappi. Poi lì magari ci mettiamo una pagliettina, se si dovesse vedere dopo che si asciuga. Allora, lì ci potremmo mettere, anche fosse solo un enamel dot, che potrebbe essere questo, che richiama. Oppure ci mettiamo una paillette, io farei così. Posso attaccare le paillette senza cucire. Sì, prima si diceva che potrei tirare giù a mano un paio di fili, e in questo modo potrei anche rovinarlo. Può essere, perché io non sono particolarmente brava con queste cose. Allora, vediamo che cosa posso aggiungere come decorazione. In realtà il layout è molto bello così, molto semplice, non vorrei caricarlo troppo. Quindi vediamo se ho qualcosa di gentile, di piccolo da attaccare. Che potrebbero essere? Qualcuna di queste stelline biscotto che ci sono nei puffi. Qui adesso mi si è rovesciato tutto. Questi sono un po' grandi, ma... forse li ho usati tutti quelli piccini, e vedete ci sono queste anche, che potrebbero dare una sferzata di colore se le andiamo ad attaccare lì, e sono nei die cut. No, sto perdendo tutto. Mi perde di senso il sacchettino. Allora, vabbè, però c'è, guardate, c'è il foglio di sticker che faccio prima. Allora, per esempio... questi che richiamano di più il colore del legno, forse sono ancora più adatti. Guardate, ne mettiamo tipo uno qua, uno che sbuca da qui. Qua. Uno qua.
Boh, il fil di nylon, eh sì, sarebbe bello. Poi vediamo un attimo perché avevo in mente di provare a mettere un filo di, però mi sa che è un po' troppo spesso, cioè un po' troppo. Questi sono i chipboard. No, sulla foto non mi piace. Allora, cerchiamo. Allora, il foglio di sticker lo mettiamo un attimo di qua. Scusate, ma qui ho tirato fuori tutti gli avanzi e adesso c'è un sacco di roba. Ok. Gli enamel dot vanno bene. Io sto usando gli avanzi, quindi in realtà potete usare tutto quello che volete. Togliamo solo questi due da qui. Ok. Si potrebbero mettere le calzette che sono molto carine, oppure anche solo semplicemente questo è lo stesso verde, un tocco di rosso 1. Aspettate che ne prendiamo un altro di quelli. Questo è un puffy, sicuramente nei questo è un po' troppo grosso, sembra che io abbia le corna immotivatamente. Anche questo, sicuramente questi qui sono gli avanzi, però eccoli qua, già due ci sono. Potremmo anche metterli qua così. Oppure qui, sempre vicino a tutta la parte decorata. Per ora non attacco nulla, lascio tutto lì. Qui abbiamo solo questa stellina qua. Allora, vogliamo provare a fare i coraggiosi a tirare giù un timbro per cuciture? Adesso non ne ho nessuno, sai? Allora, mi serve una timbrata. Allora, questo è un layout di Natale. Queste foto sono state fatte lo scorso dicembre. Voilà. Scusate, allora tolgo solo un po' di queste cose, che se no non recupero più niente. Allora, devo ragionare su che timbro utilizzare. I timbri nuovi miei non sono ancora online, quindi non li usiamo. I fili di metallo, ma allora, secondo me la cosa più furba che posso fare è tirare una riga a mano e attaccarci sopra delle paillette. Potremmo fare così. La tiriamo a matita. Ero piena di matita, adesso non ce n'è neanche una. La tiriamo a matita e poi eventualmente, se viene bene, la ripassiamo, oppure andiamo decise con un fiber, quindi una penna a punta sottile. Mamma mia, su questo tavolo che cosa non c'è, pure ogni tanto metto a posto, non lo direbbe nessuno. Allora, fatemi prendere un fiber, una matita, abbiamo anche la gomma, quella normale bianca. Facciamo una prova, dovrebbe essere una cosa. Così. Posso attaccare le paillette e poi tirare il filo. Allora, proviamo con le paillette, che qui abbiamo la gomma. Se trovassi una di quelle penne a punta fine fine, qui adesso io non ho, quelle che hanno lo 02 e lo 03 scritto sopra. Ah, ne ho trovata una, un po' più spessa, ma va bene, va bene. Allora, io qua ogni tanto provo a mettere a posto, ma è assolutissimamente useless. Allora, paillette, i timbri. Sono quelli della collezione nuova. Vabbè, posso anche usarli, poi tanto non potete comprarli. Li faccio uscire domenica per scaramanzia, abbiate pazienza, ma finché non mi arriva tutto, ho il terrore. Avrei potuto anche metterci un filo vero, hai ragione. Adesso facciamo con il tratto a mano. Allora vorrei le paillette un pochino più scure. Dunque, proviamo. È che ho già attaccato strato su strato, viene un pasticcio se faccio così. Qui ne mettiamo un'altra scura. Anzi, mettiamo un jewel. Allora, qui mettiamo un jewel, qui mettiamo una paillette più chiara. No, 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 mamma, non mi ci metto neanche col filo così, ma muoio, mi viene un pasticcio. No, 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 no. Facciamo così, va? Mi sento più nella mia comfort zone.
Allora, così e così. Ok, penna. Questo è un 6, ma ci sto ripassando sopra. Deve essere un doodle. Deve essere una roba non perfetta, non precisa. È un doodle, è uno scarabocchio. Ok. Così. Più o meno. Poi possiamo mettere altri gruppettini di paillette. Qui ho perso la stellina in legno. L'avrò ravanata qua dentro. Adesso poi la cerchiamo. Possiamo mettere anche delle altre paillette. Io metterei un jewel se lo trovo qui. I jewel in questa collezione sono di due colori. Uno un ambra più scuro e uno un dorato. Qua. E ne metterei a questo punto anche uno qui. Adesso ve li faccio vedere da vicino, eh. I due colori. Vedete? Sono questo e quello. Devo decidere se lasciare questi due tocchi rossi, ma non mi dispiace, vi dico la verità. Incolliamo questa stellina, per carità, che è qui che vaga e poi la perdo come l'altra. Gli mettiamo un tondino della Tailored, di questi. E gli mettiamo anche uno zinzinello di colla, che così si ferma bene. Al centro di quello potremmo mettere una paillette, un jewel, perché no? Guardate, mettiamo questo più doratino. Così. Questi sì, non stanno male, io li aggiungerei uno zinzinello di colla. Si potrebbero glossare, sì, assolutamente. Cerchiamo di metterle un po' simmetriche. Così, ok. Allora, ho perso la stellina che era qua, adesso guardiamo se mi è caduta a terra. No, guardiamo se per caso l'ho raccolta qui dentro e mettiamo via queste. È semplice, semplice da fare. Ho speso più tempo a tagliare. A me il Natale piace. Sì, no, mi sono persa un commento prima. Mi sono persa. Allora, cerchiamo questa stellina in legno, se no la ritagliamo, però ce l'avevo qua. Allora, non è neanche in realtà necessario cancellare la parte a matita, lo faccio dopo quando eventualmente è bella asciutta. Potrebbe essere qui in mezzo la stellina in legno. Ne ho ormai mai più. Ma intanto tiriamo fuori gli enamel. Ah, un'altra cosina che potremmo attaccare senza dare troppo nell'occhio. E qualche fiocchetto di neve, però è un verdino, no, cioè un verdino, un azzurrino. Siccome ho tenuto due toni completamente diversi, meglio di no. No, la stellina non è pervenuta. Ma la ritagliamo, eh? E niente, la ritagliamo. Qui ce n'è una verde. La dobbiamo ritagliare, la più piccola. Adesso la prendo. Questo lo possiamo mettere via. Allora, prendiamo la fustellina, questa qua. In realtà da dietro questa stellina potremmo far uscire un sacco di paillette. Adesso facciamo una prova. Intanto la fustelliamo, così è lì. L'idea della collezione, sì, non ho fatto in tempo. Non ho fatto in tempo. Quest'anno mi si sono accavallati una serie di imprevisti che scansatevi tutti, e quindi tutte le idee che avevo ne ho potute mettere poi in pratica solo
una piccola parte, vabbè, andrà meglio il prossimo anno. Allora, da qui, volendo, potremmo far uscire una serie di paillette. Facciamo una prova, perché tipo, adesso in maniera assolutissimamente agricola, se io rovesciassi questo robo qui e sopra ci mettessi questo, cosa ne dite? Non è malvagio, anzi. Allora, per fare questo, togliamo questo. Le persone precise, per cortesia, non guardino. Puccio un di nuovo, togliamo i jewels e incastoniamo le nostre paillette. Le persone sensibili non guardino. Le facciamo rimanere, quelle che rimarranno, agganciate. Non guardate. Lì poi si asciugherà e diventerà tutto trasparente. Se vogliamo coprire quei ciuffetti di colla, prendiamo le pagliettine e le andiamo a posizionare lì. Qui ci possiamo mettere anche un jewel, che male non fa, un altro piccolo jewel lo possiamo mettere qui. Così, poi una timbrata, ci va una timbrata. Vediamo se ho qui, qui c'è un jewel che vaga, ma vuria mai, dove ti mettiamo? Ti mettiamo al fondo di questo. Mucchietto di colla, esatto, e via, fatto. Queste tecniche per cui si studia tantissimo. Quando c'era la... No, qualche giorno fa non l'avrei fatto. Ok, allora. Qualche jewel qui non ci starebbe male, comunque su alcune pagliettine. Fatemi vedere se per caso ne recupero tipo uno. Anche, perché no? Si vede che non c'è più crisi di nuovo, sì. Mi sono un po' più serena nell'utilizzo. Qui tiriamo ancora un pochino più giù questa reghina. Di proposito. E ci mettiamo una pagliettina. Così, un parsimonia. Oggi siamo un po' più sereni perché la nuvola ce l'abbiamo in casa. Allora, vediamo se ho qui a portata di mano i timbri della collezione nuova, che è una preview. Questi sono quelli di San Valentino, direi di no. Stelle fantasmini. Vediamo se sono qua. Arrivo, Non erano previsti. Eccoli qua. Allora, questi sono quelli che ho usato. Come non hai mai fatto un low? Allora, questo qui è il set di timbri della collezione nuova che ho usato per vedere se se funzionavano bene con le fustelle. Quelli di San Valentino credevo di averveli già mostrati. Aspettate che questi sono quelli usati. No, questi sono quelli usati. Veloce, veloce. Sono un po' zuccherosi questi, non tantissimo, però un pochino sono zuccherosi. Allora, mamma mia, che macello che ho lì. Allora, usiamo il timbro in italiano. Lo timbro così, ve lo faccio vedere una volta che timbrato. Speriamo di non rovinare tutto. Allora, cerchiamo di... Non sei abbonata ai kit, vero?
Potrebbe essere un modo per iniziare, in realtà, sai? Oppure potresti provare con i set della Simple Stories, che sono fatti apposta per fare i kit, per fare i layout. Allora, lo timbrerei qua. Allora, timbrare sulla mia carta così è un po' un azzardo. Speriamo bene. Ok. Riporta il cuore a casa per Natale. Questo è il... E non hai mai fatto un layout? Ilaria, come li usiamo i kit? No, per favore. Questi gnometti sono San Valentinosi. Ci sono quelli della collezione Aspettando il Natale, che sono per Natale, sempre gnomi. Anche quelli sono qua da qualche parte. Mamma, posso darti questi da mettere lì? Sono quelli della nuova collezione, da non mescolare, perché non riesco a girare le cose qua. Aspettate che ve li tiro fuori, che li avevo visti qua. No, in realtà li ho visti qui. Sono quelli di Aspettando il Natale. Questi sono quelli di Natale. Sono tutti integri. Questi sono quelli di Natale dello scorso anno. Quegli altri sono San Valentino, questi qui sono con le casette, adesso mi dispiace non ne ho uno a portata di mano pulito. Alla fustella basta che ti abboni e se vuoi partire da novembre ti faccio generare subito anche quello di dicembre perché li spediamo insieme e nient'altro. Mi dispiace che non sono puliti, quindi si vedono, sono quelli che ho usato per fare le prove per la fustella, insomma. E questo è quanto. E questa è una preview. Poi magari li mettiamo dentro il timbro, che poi perdo i timbri, non so come mai, perché sono sbadata, ecco perché. Vedete, questa è una delle casette tagliate e fustellata, cioè scusatemi, timbrata e fustellata. Tra l'altro con i gnomi di San Valentino mi sono fatta fare anche la shaker. Vedete, questa qua è il fustellato, no, questo è venuto male, questo. E il fustellato della scritta, che ci sono di tutte le scritte, questo è Home for the Holidays, il titolo, e poi ci sono le casettine, gli alberelli, cioè, non ditelo a nessuno che ve li sto facendo vedere, non è esattamente professional, snowy days, insomma, basta, non vi ho fatto vedere niente. Adesso non riesco neanche più a chiuderla, come mai, ti mettiamo di qua. Così. Ok, e anche questo spoiler l'abbiamo fatto. Così. Ok. Allora, e questo è fatto. Io non aggiungerei altro, voi cosa dite? Mi sembra già bello. Magari due macchiettine di colore, che potrebbero essere un aloe, secondo me l'aloe è perfetto. Aspettate che provo ad avvicinarmi a prenderlo. No, perché madre ha spostato delle cose e non si passa più. Hola. Vediamo. Allora. Ah, ecco dov'era la stellina. La stellina. Aloe. Mi sembra perfetto. Facciamo due macchiette, così mentre faccio la shaker lo lasciamo asciugare. Due macchiette, due qua. Ho paura. Basta. Non ne farei di più. Poi recupero i video e mi sgrida, sì. Un po'. Questo lo lascerei così. E lo mettiamo via fin tanto che adesso si asciuga, così non lo posso rovinare. Proviamo l'altra fustella che ho preso, che è quella per fare la shaker, perché oggi mi immaginavo che con layout ci avremmo messo poco, allora ho pensato di fare due cosine. Ora mamma, ti restituisco la questa, ma aspetta, la tengo un secondo qua la gomma, ti ridò intanto però la matita perché sennò viene fagocitata qua. Ok, allora questa. Questo qui è il Globe Ornament Shaker Card di
di Honeybees. Se finisse, potete fare il trovalo per me. Devo far partire un nuovo ordine. Ogni tanto sì. Tre o quattro ink natalizi. Allora, l'aloe secondo me è un bel colore. Se no ti direi il prato, il rosso, anche il borgogna è molto bello. E il giallo caldo. È uscita la stella di legno sopra. L'ho rotto. E vabbè, pazienza. Allora, questa è la nostra base. Qui c'è anche in realtà l'appoggio per l'ornament che noi potremmo poi, vedete, appoggiare qui così e diventa una specie di snow globe. In realtà io voglio fare proprio la pallina con il pirulo, quindi ne tagliamo una nel bianco. Vediamo se mi basta questo avanzo. Sì, vediamo un po' come viene. Questa è quella di Honeybees. Oh, non sono andata fino in fondo. Vabbè, adesso questa la taglio a mano, tanto poi verrà coperta dal pirulo così. Su, perché è già finita, ma potete potete ordinarlo. Ho lasciato ordinare, va come sono stata previdente ieri. Allora, adesso facciamo il bordino. Allora, questo bordino si può fare semplicemente in carta, lo potete fustellare anche nel vegetale, lo potete fustellare nella crepla per dare più sostegno. Vediamo se ho della gomma crepla qua. Aspettate. Della gomma crepla, non è che me lo prendi un foglio bianco, mamma, di gomma crepla di quello piccolo. Allora, fustello intanto la cornice nella carta. Allora, io sono un po' monotona, ma amo tanto questo verde qui. Le mie semisfere, credo di averle finite adesso, le semisfere, sai? Però ho ordinato quelle da 10 cm, quindi poi ci staranno. Per la big fino a gennaio, sì. Allora, o riusiamo questa o prendiamo un'altra carta di quelle patterned, di quelle basic. Arrivo, Qua. Proviamo a farne due. Ecco qua la crepla. Allora, tagliamoci due pezzetti di questo, così ne facciamo due. Con due usiamo il verde, che sapete che amo tantissimo, il 2, poi vi completo il prodotto contenitore. Allora. Questa è gomma crepla normale. Il diametro è questo, è 10 di questa qui. Ho ordinato delle sfere da un fornitore nuovo da 10 cm, ho ordinato anche gli alberelli, che sono bellissimi, speriamo che arrivino presto, ma ho ordinato l'altro ieri, quindi. Allora, aspettate. Vedete, se io mi taglio questo, ho in automatico lo spessore corretto che mi serve per dare un pochino di risalto. Potrei tagliarne anche due strati e quindi farla sempre più importante come spessore. Io per ora ne taglio uno per e faccio due semisfere. Quindi taglio da qui anche l'altro. Mamma, è vero che non ne abbiamo più semisfere là, di quelle di Natale? Sono ad averle finite, tant'è che le ho ordinate. E qui
qua. Quindi ci tagliamo un'altra base in, in bianco, perché abbiamo detto che ne facciamo due. Prendiamo una base e lo tagliamo. No, mi sembra che le abbiamo finite, mamma. Si sta guardando, ma... Ah, no, ci sono ancora. Se me le avvicini guardo. Ma secondo me quelle sono un filo più piccole. Ah, no, guardate, è perfetta, praticamente perfetta all'interno della cornice. Avete in più questo pirulino qui che va nascosto, sì. Perché in realtà l'interno di questo è 9 una volta che fate la cornice. Tutta la sfera, questa qui è 10, l'interno di questa è 9. Ok, adesso taglio due cornici da qua. Queste le posso anche tagliare insieme. Due pezzetti e metterle via. Ok, e queste le mettiamo. E tagliamo. Allora, se volessi fare la shaker card vera, avrei bisogno di tagliarmi anche uno di questi in acetato. Io per ora non lo faccio, perché la mia intenzione in realtà è di... Dove sei? La mia intenzione in realtà è di averle senza... Opla! E di averle senza shaker, ma di utilizzarle proprio come elementi decorativi. Vedete questo qua? Noi lo attaccheremo qui sopra. E lo attaccheremo poi qui sopra. L'effetto sarà questo. Qui dentro abbiamo tutto lo spazio per mettere la decorazione. Se vogliamo fare la shaker vera e propria, ci serve un taglio di questo in acetato. Adesso mi taglio questo qui anche in verde. Ho sbagliato, ho tagliato la base, ma sono stanca di prima mattina, brava. Questi tondi in realtà potrebbero anche essere utilizzati in questo modo. Noi adesso attaccheremo questo sulla gomma crepla, poi adesso tagliamo anche i piruli e poi lo attaccheremo sulla base in questo modo. Questi centri potrebbero anche essere usati per decorare la parte interna a contrasto, quindi o le lasciate bianche oppure le decorate con l'avanzo. Se ne fate di più è un modo carino per recuperare la carta. Se decidessimo, adesso vi faccio solo vedere, di fare la shaker, usiamo questa per tagliare dell'acetato. Adesso taglio un pezzo dell'acetato che abbiamo usato di questa collezione, così vi faccio vedere. Ne tagliamo una striscetta. Se riesco a prenderlo, intanto è crollato tutto, ma non importa. Piatto. Allora, questo è l'acetato. Se io decidessi di
di lasciare lì bianco, metterei l'acetato qui, possiamo, adesso per farvi vedere l'effetto lo faccio così, così la crepla, vedete? E lì in mezzo ci sono le shake, ci sono le paillette. Se volete potete tagliare due strati di gomma crepla o di vegetale sottile, di quello che si taglia con la big, e creare ancora più spessore se non volete che le paillette siano un po' troppo imprigionate. Allora adesso intanto finiamo queste due, questi li posiamo un secondo qui, il pirulo lo tagliamo dopo. Posiamo questo qua. Allora iniziamo ad attaccare le basi. Questo. Iniziamo ad attaccare la carta sulla crepla. Avrei potuto biadesivizzare la gomma crepla su entrambi i lati, ma avrei anche sprecato un sacco di biadesivo. Allora, devo decidere se voglio tenere lo sfondo bianco o se voglio utilizzare l'avanzo. Questo lo posso decidere anche in base a che cosa decido di metterle. Sì, Stefania, è l'acetato che si chiama Heat Resistant. Quello che abbiamo adesso in realtà lo è. Domani dovremmo aggiornare con quello che è arrivato. Aspetta domani pomeriggio che lo aggiorniamo. Si chiama Heat Resistant, H-E-A-T Resistant. E quello lo puoi imbossare. Tutti gli altri no, perché è plastica e quindi ovviamente con il calore si fonde. Allora, vediamo che cosa abbiamo da mettere qui. Per esempio, potremmo decidere di mettere questo oppure di lasciarle bianche. Sono belle in entrambi i modi. Allora, potremmo attaccare questa. Fatemi vedere, questo è un chipboard. Allora, decidiamo che questa la decoriamo con anche lo sfondo. Quindi, questo qui, attacchiamo questo. Creo bisogno, perdonatemi, se potete. Ne facciamo una bianca e una con lo sfondo. Questa la facciamo con lo sfondo. Che attacchiamo così. Non lo attacco di qua perché non si congiungerebbero mai le righe e creerei sicuramente grandissimi disturbi. Ok. Questo. Così. Qui sotto possiamo metterci anche solo lei. Questi sono i chipboard, non li ho segnati nel prodotto contenitore, ma allora vediamo un secondo quanto è grande questo qui. Questo lo potremmo fare o in bianco o anche in foil. Un foil mi è venuto molto piemontese. Vediamo se ne ho qua. Del foil argento, questo è quello a specchio, credo di Moda Scrap, se no c'è anche quello della Basil, o se lo volete d'oro c'è l'Harvest Gold della Tonic, che è ottimo, ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Tagliamoci due di questi. Hai rifatto la scatolina posta, là l'hai postata? Non ho guardato tutti i post, scusatemi, ieri un po' sono crollata, un po' lavorato. Allora, tagliamo due piruli. Eccolo qua. Ne tagliamo un altro. Allora, questi posso anche già incollarli tutti e due, perché tanto sono sopra e vanno incollati qua così.
Così. Perfetto. Allora, decidiamo cos'altro mettere qui. Si potrebbe anche pensare di recuperare qualcuna di queste stelline. Sono un po' grandi. Ma perché no? È un po' esagerato, però sarebbe stato carino. Magari quelle più piccole. Incolliamo bene questo. Qui. Prendiamo dal foglio di sticker un sentiment. Vediamo un po'. Potrebbe essere, mettiamoci comodi, basta pochissimo, tutti insieme, gli abbracci di cuore, così, e poi ci mettiamo qualche stellina, e in pratica lui è a posto. Qui possiamo decidere di lasciare bianco e allora magari scegliamo un die cut o uno sticker un po' più grande. Possiamo usare sempre l'alberello di Natale, che secondo me è sempre delizioso. Allora, consideriamo, incolliamolo, che così abbiamo lo spazio giusto su cui operare e non rischio di andare a sfruttare spazi che invece non posso sfruttare. Così. Allora, prendiamo l'alberello. E lo incastoniamo qui sotto. Poi, nei die cut abbiamo questa stellina qui, che attacchiamo con le alette qua. Prendiamo dei pacchettini regalo. Che guardate, sollevo. Vabbè, l'ho scollata tutta, non era mia intenzione, ma così, e rincogliamola. La carta, le carte foilizzate sono molto belle per fare questo tipo di dettagli. Adesso arriva il periodo dell'anno perfetto in cui sfruttarle. Ok, cos'altro ci possiamo aggiungere lì? Magari un calzino o due che scendono da qua. Vediamo se ne troviamo un altro. Così possiamo metterci un paio di enamel dot oppure due stelline. Guardate, ci sono anche i fiocchetti di neve che vanno benissimo. E via. Molto semplici, però in realtà se si vuole fare solo un pensierino dietro si può scrivere il messaggio oppure si può attaccare al pacchetto qua. Allora, queste stelline le mettiamo tutte qui dentro insieme agli avanzi di questa collezione, perché magari le usiamo, non so bene in cosa, ma che ora è? Ok, ci siamo. Questa fustella a palla è bellissima, sì. Ti sei persa il lo? Il lo è qua. È stato molto veloce. Adesso poi ve lo fotografo meglio. È molto bellino, mi piace molto. Allora, proviamo a fare una cosa. Questo qui non ne può più, poraccio. Però proviamo lo stesso. Non ho neanche una foto però adesso. Allora, tiriamo fuori. Non ne può più questo. Voilà. Questi li appoggiamo un secondo qui dietro, qui questi due li incolliamo, ho deciso. La shaker non la faccio, la frasetta, ah, posso anche metterci la frasetta, sì, adesso lo facciamo. No, la shaker non la faccio, guardate, facciamo questo, così vi faccio vedere.
scusate, così. Ho qui ancora una pagina perché la colla, effettivamente non ci ho pensato, avrei dovuto mettere il biadesivo perché queste pagine sono molto sottili e quindi è facile che la colla poi trapassi e faccia questo lavoro qui, ma noi incolliamo ancora. Mettiamo qua e la chiudiamo così. Ti dureranno 4. Adesso mi arrivano quelli nuovi, non dirmi così. Quelli nuovi sono fatti uno per stagione, sono 4. Hanno proprio una rappresentazione della stagione fuori. Allora, io metterei questo qui così. Sì, e lo tagliamo qui. Sempre 21. Aspettate che questi li appoggio qua. 21, vero? Allora, così, mettiamo i piccirilli di quello, ma perché è nuova la confezione, perché sennò sono andata avanti a scuoterla, voilà. Così. Poi qui possiamo mettere un'altra carta, potremmo in realtà prendere un pezzetto di questa, ma credo di averla usata tutta, da mettere di... ah no, ce l'ho qua. Potremmo metterne un pezzo in tinta unita qui, ma forse un po' troppo, anche solo un pezzetto qui così, oppure cambiare proprio colore. Potrei, non ho la foto. Mamma, tu mi avevi messo via delle foto che avevi trovato, vero? Sì. E dove me le hai messe? Adesso. Vediamo. Potrei strappare una striscia, sì. Sì, intanto vediamo qui che cosa mi è rimasto dei die cut più grandi. Ah, ma perché voi eravate due? Ah, capisco, perché io ne ho fatti solo 3 di Midori. Sono rimasta un po' indietro quest'anno. Vediamo se c'è qualche foto recente che posso usare. Allora, guardate, ma io faccio in fretta. Ah, potrei usare il tondo rosa. Anche, adesso vediamo che foto mi porta madre. Questa intanto la mettiamo qui. Questa qui sopra. Fammi vedere, ma se sono tanto vecchie non vanno bene. Per carità, sono vecchissime. No, non posso usarle. No, non per questo. Allora, vediamo se trovo qui qualche altra foto, fanciulle, se no devo stamparne una. Oh, se no ristampo. Guarda, lì ci deve essere una foto stampata che non è venuta bene. Che ce n'era qualcuna che non era venuta bene di quelle che ho fatto oggi. Dammi. Allora, beh, sia quella con Sirius che quella con Tai vanno bene, quindi prendiamo quella con Tai, riusiamo una di quelle che abbiamo usato per il Loma, tanto, voilà. Potremmo tagliare un pezzettino di questo per far diventare questo così. Questa la mettiamo qui, potrei anche mattarla la foto, oppure potrebbe anche essere carino se la facessi uscire da qui. No. Potrebbe essere così. La matterei però, un briciolino, cosa dite? Allora, questa la spostiamo qui. Io farei... sì, probabilmente la matterei, potrei mattarla in verde. Questo non l'ho ancora attaccato. Allora, facciamo una cosa rapida e indolore, così oggi abbiamo fatto 3 cose, visto che non riuscirò a fare qualcosa, penso, per tutta la prossima settimana.
Allora, potrei mattarla di verde, un briciolino. La foto è 4,5 x 10, quindi mi serve un 5 x 10,5. Mettiamo dal lato così. Allora, incolliamo la foto sulla mattatura e poi ci lavoriamo intorno. Questo gli mettiamo un po' di biadesivo perché sennò su questa carta corriamo il rischio che si imbarchi. Filo qui, questa non posso spessorare, quindi non spessoro. Ah, ne esce pochissimo così. Vabbè, va bene lo stesso, ne esce un pochino. Chissà se le stelline di prima. Allora, ce ne sono alcune che sono troppo grandi, ma vediamo. È un bianco diverso rispetto al mio, però. Allora, questo lo attaccherei. Ah, qui c'è questa qui verdina piccolina. Certo che ci potrebbe stare bene anche una foto. Sì. Guardate, così usiamo un po'. Di queste stelline. Quasi non si vede il cerchio, lo so, alla fine l'ho incollato male, è colpa mia. Non ve ne abbiate a male. Allora, questo però non c'entra tanto come colore. Beh, è sempre della stessa. Boh. Una cioccolata calda, basta pochissimo. Il Natale che amo, a modo mio, guardate. Questa la mettiamo qua così. Perfetto. Io direi che quasi quasi metterei un tab. Mi è caduta la fustella. Un tab qui sotto. E metterei un'altra scritta qua. Esprimi un desiderio. Mettiamo un paio di enamel e in realtà la paginetta è fatta. Con gli avanzi, questa era la fascia da cui abbiamo tagliato, la fascia da cui abbiamo tagliato tutte le stelline che ho tagliato per fare il layout, che non abbiamo usato tutte, che quindi adesso sono lì, che aspettano solo di essere utilizzate in qualche progetto. Direi che abbiamo finito, eh? Mettiamo via questo foglio qui, i chipboard. Fustella di Honey Bees, la trovate su ordinazione perché vuol dire che sono finite quelle che avevamo a disposizione in negozio. Devo rifare un ordine in questi giorni, quindi nell'arco di una decina di giorni arrivano. Quindi non vi preoccupate, ho controllato prima di lasciarvelo ordinabile e ne hanno, quindi non corriamo il rischio di rimanere senza. Adesso vi rimetto sul tavolo tutto quello che abbiamo usato. Metto solo via, ups, questi qua. Alla fine abbiamo fatto tre progetti con poco, se volete, no?
Avanzi. Allora, la fustella della Crealis la lasciamo qui, il nostro VersaFine. Allora, Midorino, chiudiamo qui, ops, chiudiamo la Nuvo. Dunque. Layout shaker, queste le teniamo qui. Qui dovrei avere una pinza per tenere aperto questo. Da qualche parte sono certa che c'è. Qua. Midori, questa fustella qui devo necessariamente mettere in una busta perché ho rotto la sua. Ma se la piego a metà, sta anche in una 5. Allora, per oggi direi che abbiamo finito. Abbiamo fatto un layout, una pagina di un layout che era il progetto. Poi abbiamo fatto con gli avanzi due palline che possono essere shaker o possono essere semplicemente una decorazione, una tag, una card con la fustella della Honeybees. Poi abbiamo fatto con gli avanzi, avanzi, avanzi la pagina di Midori. Il layout è questo. Adesso poi cercherò di fotografarlo meglio. Il layout è molto semplice. C'è in realtà una carta basic, un pezzettino di acetato, il vellum, poche cose, insomma. Abbiamo usato l'aloe di Tommaso, che vedete adesso che è asciutto, è perfetto come tonalità. È assolutamente perfetto. Questo verde non mi piace assolutamente, come potete vedere, lo sto usando poco. Sul mio tavolo c'è sempre più disordine, ma è un tavolo felice. Il calendario dell'avvento, brava. Scusate, sposto un secondo questo. Allora, queste sono le stampe del calendario dell'avvento. Credo che metteremo la prima grafica scaricabile il 30 novembre, così ce l'avete già pronta per il primo. E il primo giorno avrete la pagina di inizio, la grafica del 1° di dicembre e il foglio di tesserine e poi una tesserina al giorno fino al 31 quando avrete la tesserina del 1° di gennaio perché come vi ricordo ho fatto 32 grafiche invece che 31 perché non so contare quindi aspettate che mi metto così queste sono le nostre grafiche queste sono le prove di stampa ma non ho cambiato praticamente nulla ne faremo una al giorno. Dietro ho la pagina libera che così posso fare l'argomento libero con quello che mi avanza. E questo ci terrà compagnia per tutto dicembre, conterrà le foto di dicembre, conterrà le prove dei prodotti di Natale che proverò a dicembre. E voilà. Sono tutte diverse, alcune di queste grafiche richiamano le collezioni, avete visto qui c'è la ricetta, questa è la mia ricetta per Natale Cenina, questa è la collezione di adesso. Questa è la collezione degli gnomi aspettando il Natale. Ah, questa era in realtà era, è pensata, le ho invertite, ma ormai le ho bucate così, portate pazienza. Era pensata, ovvio, magari di questo me ne faccio un'altra stampa, era pensato in un altro modo. Questa qui è The Freezing Season dello scorso anno. Vuoi ricordarlo così che sta in un binder? Sì, sarà per breve tempo, ne serviranno 5. Questa mi piace tantissimo, anche questa, cioè mi piacciono tutte, altrimenti non le avrei messe. Qui c'è Osvaldo e Natale, va bene così. Sì, l'album questo qui è quello di Tommaso. Io userò i suoi 4 binder e poi penso che ne aggiungerò un altro perché non mi ci starà di sicuro. Questo è Santa's Holidays. Con la rosa viola, molto bene. Qui non ci sono i numeri. Queste sono 6x8, quindi una 5, un mezzo a 4. Chi compra la parte stampata sono 6 pollici per 8 e vi arriverà un foglio che è 12 pollici per 8 pollici da tagliare a metà.
Per quanto riguarda invece chi scaricherà le grafiche, saranno impaginate su un A4, quindi saranno leggermente più piccole, saranno da tagliare a metà e da rifilare un pezzettino. Ma mi è sembrata la cosa più pratica in realtà per farvi risparmiare carta e per far sì che non diventiate pazzi con le impostazioni di stampa. Questo è il 31 e questo è l'1, perché non so contare, quindi. Natale presente, passato futuro, esatto. Questo qui è il ritratto di famiglia del 1º gennaio. E questo qua è il saluto, che anche questo ho pinzato. Vabbè, sì, posso anche lasciarlo così, decoro questa pagina e questa è l'ultima pagina finale. Questa carta è la mia carta nel 200 grammi. Per chi vuole, ci sono i pacchettini da 40 foglie, a voi ne serviranno 34, per stamparla sulla stessa carta. È un po' più leggera della carta che usiamo di solito in virtù del fatto che saranno doppi e se anche non fossero doppi ci sono da incollare le due pagine. Non ho fatto la stampa fronte retro di proposito perché così chi come me vuole decorare anche l'interno o ha più foto da utilizzare in questo grandissimo December Daily può sfruttare anche lo spazio dietro. E via. Tac. E siamo quasi pronti anche con questo. Allora, riprendiamo il layout, così vi saluto. Ok, questo è il lavoro di oggi. Allora, le 11, sì, va bene. Allora, domani dovrebbe arrivare Simple Stories, domani dovrebbero arrivare anche i puffy stickers di dicembre che mancano, quindi nell'ordine smisteremo Simple Stories, se riesco anche un pochino di fustelle. Inizieremo a smistare i kit da martedì barra mercoledì, perché i puffy stickers arrivano domani, quindi bisogna terminare i kit aggiungendo ciò che manca. Vi ho creato un prodotto. Vi ho creato un prodotto per comunicarci, per segnalare che volete attendere eventualmente la nuova release per la spedizione del kit, perché noi mano a mano che smistiamo, se non ci sono cose in attesa, ovviamente diamo per scontato che il tutto sia da spedire. E quindi se volete approfittatene, quello è un segnale chiaro, forte e chiaro che non possiamo non vedere. Trovate il prodotto tra le novità. Adesso vi aggiorno il prodotto contenitore di questo. Cos'altro devo dirvi? Domani Simple Stories, i Puffy, domani arriveranno anche i die cut di gennaio, febbraio, di San Valentino, perché appunto dicevo o troppo 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 in anticipo o terribilmente su fil di cotone barra in ritardo. Vabbè, ci riesce così. E, sicuramente sto dimenticando di dirvi qualcosa, ma non me lo ricordo. Fino al 6 gennaio facciamo una grafica al giorno. Abbiamo già fatto questa cosa della grafica al giorno e non è stato un bel periodo. Quindi teniamocela per i periodi buoni, questa cosa, tipo il calendario dell'avvento, che visto che insomma vi piace tanto, verosimilmente rifaremo anche il prossimo anno. Vediamo. Allora, questa è la collezione il Natale che amo di più. Ho usato poche cose, ho usato gli abbellimenti, i buttons, ho usato i puffy stickers, i die cut, un po' quello che mi era avanzato. San Valentino però ve la presento a dicembre, a fine dicembre, non ho cuore adesso di tirare fuori. Cioè, sono contenta di averli in casa perché così sono serena. E so che non corro il rischio di ritardi, chiusura, Natale, non Natale, insomma, abbiamo tutto. Però aspettiamo un attimo. Adesso nell'ordine in settimana lavoriamo quanto più possibile sullo smistamento dei kit. Se riusciamo ad avere le carte e tutto, nel fine settimana prepariamo la collezione nuova e ve la presento. Alla fine ho deciso che ci saranno due bundle. Abbonati o non abbonati, anche perché in realtà lascerò fuori dal bundle il washi perché non ne abbiamo così tanti in disavanzo e in realtà è l'unica altra cosa che potrebbe essere uguale. Gli abbellimenti in legno che ci sono nel kit saranno comprabili a parte, lascerò fuori queste due cose. Il kit di Angela Tombari, Tommaso ha indicato che verranno spediti dal 24 di novembre in poi, quindi da quando ci arrivano poi programmiamo le spedizioni. Comunque poi vi spiego bene per i bundle perché ho deciso che se avessi dovuto fare un bundle con fustella, un bundle senza fustella per tutti, un bundle con fustella, un bundle senza fustella per gli abbonati sarebbe diventato un disastro. In questo modo in realtà lasciamo comprabili fuori il washi e le casette per chi volesse acquistarli, magari ve li lascio scontati come se fossero all'interno del bundle e quindi potete, sì esatto, godiamoci un pochino il Natale, poi verso metà, fine dicembre vi presento San Valentino e che i tempi di produzione sono sempre molto 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 dilatati in questo
particolare periodo storico lo sono ancora di più, e quindi in realtà per essere sicuri di avere tutto in casa e di non dover fare le corse come stiamo facendo adesso ho dovuto anticipare tutto tantissimo, insomma ho già mandato in stampa le fustelle di marzo, di febbraio, no, di marzo-aprile, quindi insomma una roba mai più finita. Va bene, allora io per oggi vi saluto, grazie a tutti, buona domenica, vi aggiorno domani, credo che domani e martedì non riuscirò sicuramente a fare i video perché con gli arrivi e gli smistamenti e il corso che ho di primo soccorso martedì credo che sarà difficile, però vi aggiorno. Non ci sono fustelle, nel bundle c'è una fustella, ma ci sarà un bundle con la fustella e un bundle senza la fustella, perché non tutti hanno la Big Shot, perché il timbro delle casette che è di questo, che ha questo sentiment, ha la fustella, ma magari non tutti hanno la Big Shot e quindi differenzierò solo per quello. Fanciulli e fanciulle, buona domenica, ciao ciao!